Continuano gli incontri con i candidati a sindaco della nostra città in vista delle elezioni del rinnovo del Consiglio Comunale e del sindaco il prossimo 4 e 5 ottobre. Dopo quello avvenuto a Fontanelle con il comitato di quartiere, oggi è stata la volta degli ordini professionali che si è svolto all'interno della sala dell'Ordine degli Architetti. Il tema "Un progetto per la città" è stato trasmesso online per via delle misure di restrizione dovute al Covid-19. Presenti i candidati Marco Zambuto, appoggiato dalla coalizione UDC Forza Italia diventerà bellissima, Marcella Carnisi di 5 Stelle, Daniela Catalano, coalizione Lega Fratelli d'Italia. Sì, è un incontro voluto dall'Ordine degli Architetti di Agrigento insieme all'Ordine dei Geologi di Sicilia, al Collegio dei Geometri della provincia di Agrigento e dei Periti Agrari. È un incontro dove noi sostanzialmente, come professionisti che operiamo nel settore, abbiamo voluto idearlo per comprendere dal futuro sindaco o comunque dai candidati sindaci quali sono le proposte sulla città. Veda, una città che deve partire da essere una città educativa, una città che si possa confrontare con il mondo della scuola, il mondo del lavoro e il mondo soprattutto dei giovani. È una città che deve riaggregare i suoi quartieri satelliti attraverso parchi urbani esistenti e parchi da realizzare attraverso le infrastrutture. Dobbiamo parlare di resilienza del centro storico, un centro storico che non ha un progetto di città. E questi sono i temi più importanti, fermo restando che noi vogliamo capire anche la macchina amministrativa come dovrà funzionare. Abbiamo trovato in questi anni diverse defaillance per quanto riguarda gli uffici tecnici, un po' in tutta la provincia ma anche ad Agrigento, voluto anche dalla quota 100. Ecco, noi come liberi professionisti siamo stati in questi anni gli attori principali, ritengo, nello stimolare la politica e le amministrazioni. E questo incontro che viene fatto per la prima volta in provincia di Agrigento, che degli ordini professionali invitano i futuri candidati sindaci, ci sembra un momento di grande democrazia, ma soprattutto ringrazio chi ha voluto partecipare e chi, mi dispiace, magari negli ultimi momenti è stato attraversato da impegni improrogabili. Sì, oggi una giornata dove chiaramente, d'accordo con gli altri ordini professionali, gli architetti, i geologi, i periti agrari, abbiamo voluto organizzare questo incontro assieme con i candidati a sindaci del comune di Agrigento per capire le loro idee, le loro innovazioni che proporranno per lo sviluppo di questa città, una città che secondo me ha bisogno di cambiamenti, perché è una città che può fare da volano a un intero territorio agrigentino. Allora, gli ordini, devo dire che soprattutto negli ultimi tempi sono stati abbastanza presenti, perché comunque è caldo ancora il tema del piano regolatore generale, che per anni è stato, è valido, non è valido, ha portato diciamo ad Agrigento una carenza di regole, è un presidio di civiltà che questa città non ha avuto. Quindi, aspettando che con la prossima amministrazione si concretizzi il piano generale, vediamo quali sono gli sviluppi dell'urbanistica ad Agrigento. È un importante confronto con gli ordini professionali di Agrigento, qui all'Ordine degli Architetti, per costruire insieme la città futura. In questi ultimi anni si è registrato un silenzio da una parte e una narrazione di una favola diversa dalla realtà. Una narrazione che ci è stata raccontata che voleva rappresentare una città che ci stava forse soltanto nella testa di qualcuno. E oggi qui, in questa sede, per esempio rispetto a un tema attuale, concreto, qual è quello del piano regolatore generale, abbiamo la possibilità di spiegare e di dire le scelte scellerate che sono state compiute su questo aspetto e su questo terreno da parte dell'amministrazione attiva, che ha fatto fermare e bloccare un percorso che era stato avviato e che era pronto alla conclusione, facendo perdere alla città più di 20 anni di tempo. Questo oggi occorre riprendere un cammino insieme con tutti gli ordini professionali, insieme con tutte le energie di questa città, per ricostruire e soprattutto definire
rispetto ad aspettative legittime che ci sono da parte degli agrigentini, per una pianificazione ordinata, per una pianificazione che dia la certezza del diritto. Innanzitutto, prima di dare le risposte bisogna sentire le domande, e se non si ha capacità di ascolto questo non si può fare. Chiaramente, se ci si limita però all'ascolto, al sentire, allo stare in giro, e poi non si va per cercare di risolvere con delle risposte che vanno fornite al lavoro, poi il procedimento è sempre monco. Quindi solo ascoltare no, chiudersi senza ascoltare neanche, ascoltare e mettere in pratica. Non possiamo in questo contesto non parlare di centro storico, di una visione futuristica del centro storico, con street food permanente, con percorsi della fede, perché grazie alla Chiesa, al Mudia, che il centro storico ha una vita in questo momento. Pensare all'incremento, all'incentivo, ad imprese artigianali che facciano sentire il profumo di sicilianità se si percorre il centro storico. E poi per ogni spazio, per ogni visione, non dimenticare l'elemento umano. Cioè, noi prima di pensare a fare una piazza, a fare un percorso, dobbiamo dire: ma chi lo vive? Che esigenze abbiamo? Quali categorie? E quindi non dimenticare quello che è anche poi rappresentato da proposte come la mia, che tutti conoscono, di un assessorato con delega ai bambini, ma anche alla serenità per i tanti anziani che ci sono. Noi pensiamo all'essere umano e poi proviamo a fare una progettualità ascoltando chi in modo virtuoso si mette a disposizione dell'amministrazione, come ha fatto l'Ordine degli Architetti, come altri organi professionali, perché è dalla sinergia che si fanno le cose. Se si ritiene di essere tuttologi non si ottiene nulla, bisogna ascoltare chi sa di più in un contesto o in un altro e poi mettere in pratica, e lì i risultati ci sono.